Devo dire che in questo percorso di vita c'è stato proprio il rapporto umano con le persone che veramente mi vogliono bene. Sì. 50 anni di attività non si fanno tutti i giorni e per Rosangela Parma, parrucchiera in Viale Libertà a Monza, questo primo mezzo secolo di attività arriva tra gioia, festeggiamenti e persino clienti storiche che a lei e al suo staff dedicano una poesia in rima. L'Italia che produce entra nel salone di Rosangela e insieme alla titolare fa un salto indietro nel tempo, a quel 1974 dove tutto è iniziato. Qui intere generazioni di bambine, poi diventate ragazze e donne, si sono affidate alle sue mani per farsi belle. Io ho iniziato, sì, 4 giorni prima dei 19, 3. Ho iniziato qui proprio con l'apertura e con la firma del mio papà, se no non facevo niente. Poi ho camminato con le mie gambe, andando sempre a corsi, non mi fermavo, facevo marketing. Abbiamo fatto l'Università del Colore proprio per imparare tutta la tricologia. E nel quartiere ci sono sempre stati cambiamenti di negozi come il mio, quindi ne arrivava sempre uno nuovo, quindi c'era sempre qualcuno da dover in ogni caso sfidare, perché però mantenendo sempre dei buoni rapporti. Il mestiere in questi anni è cambiato tantissimo da come ho iniziato io, perché la partenza è stata che se non imparavi a lavare i capelli, non camminavi, è la base di tutto, lo shampoo è la base di tutto. Anche i colori, certo c'è stata un'evoluzione nel colore che adesso si possono fare di tutto e di più, no? I colori lo vediamo, no? Il trattamento che va di più diciamo che è sempre il colore è quella cosa, ecco, poi dai chatouche ai colpi, qualsiasi cosa oggigiorno, diciamo che nella media c'è sempre la base del colore, ecco, anche perché poi ci sono anche negozi un po' specializzati oggigiorno per certi colori, dal rosa al verde. Poi anche lì è scelta, io per esempio non amo proprio trasformare nella maniera in cui una persona non è se stessa, quindi cerco sempre di guardare la persona, il suo modo di essere, per poi dire facciamo una scelta, vediamo di. È inutile trasformare una persona che non è quella che magari trasporta bene quello che viene fatto. E bisogna trattare il personale come se fossero figli tuoi, perché senza di loro io non cammino, perché loro sono veramente d'aiuto. Devo dire che è stata la settimana bellissima perché dove anche la gente che non conoscevo si è fermata a farmi gli auguri. In realtà non sapevano se era una data di attività o una data di compleanno, perché fuori abbiamo messo il 50 proprio per far vedere, no? Io mi sono sentita come la ragazzina di 50 anni fa che iniziava con le sue gambe.